Buongiorno ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio iniziare una rubrica sul canale, non so ancora che nome dargli, quindi se avete qualche idea poi qui sotto nei commenti fatemi sapere, o in caso ci penso prima di pubblicare il video, perché avrò ancora qualche giorno per pensarci. Su Instagram vi avevo chiesto se vi poteva interessare un'idea di questo tipo e in tantissimi mi avete detto assolutamente sì. Questa vuole essere una rubrica con una cadenza settimanale, una cadenza ogni 10 giorni, adesso vedo un attimo quello che riesco a fare, dedicato ad un argomento in particolare, che non deve per forza essere un video dedicato alla casa, anche se la maggior parte di voi, come spunto per il titolo di questa rubrica, hanno inserito la parola casa, però io non volevo qualcosa dedicato solo a quello, ma una sorta di rubrica più generica. Anche se le domande, le cose più richieste sono sempre dedicate alla casa. Oggi partiamo con un video super richiesto, ricevo in direct ogni giorno, quasi ogni giorno, una domanda o più domande relative al cambio colore delle fughe. Sapete che 2 mesi fa ho fatto questa pazzia e ho cambiato il colore a tutte le fughe della casa. Ho fatto un video dedicato, quindi se volete sapere qualcosa più nel dettaglio, vedermi all'opera eccetera, vi lascio qui il video nelle schede. Per oggi voglio rispondere ad alcune delle domande, quelle più gettonate, che ho ricevuto in questi 2 mesi. Prima di rispondere alle domande vi spiego brevemente perché ho fatto questa modifica. Quando abbiamo messo il pavimento io non ho pensato minimamente alle fughe. Il piastrellista mi aveva consigliato di fare una fuga scura, un grigio antracite, proprio per far sì che la fuga restasse allo sporco, e io mi sono fidata e appunto l'abbiamo fatta e poi fare di questo colore. Però in questi 2 anni, da quando sono qui, ho sempre avuto il pallino che la fuga fosse stata fatta sbagliata, di un colore sbagliato, proprio perché si vedeva dove iniziava una mattonella e dove finiva l'altra. Io ho scelto un pavimento in effetto legno grass porcellanato, anche perché mi piaceva l'idea di avere un pavimento molto simile al legno. Però facendo le fughe così scure abbiamo rovinato questo effetto, è stato rovinato. Quando abbiamo visto il pavimento in negozio le fughe erano chiare, che poi chiaro non significa bianco, perché tanti di voi mi hanno detto come hai fatto a sbiancarle. Io non ho sbiancato le fughe, le ho colorate con un colore molto simile a quello del pavimento. Attenzione, non fatele bianche perché sono orribili. E avendole fatte scure, questo pavimento non sembrava più effetto legno, cioè si capiva che era effetto legno, ma si percepiva che non era realmente legno. Quindi mi sono messa a cercare su internet, cerca di qua, cerca di là, ho trovato il prodotto giusto per risolvere questo problema. Sul cellulare mi sono salvata tutte le domande, o comunque le domande più gettonate. Partiamo dalla prima, che è sicuramente quella che mi è stata fatta più spesso, ovvero: cosa hai usato per rinnovare le fughe? Ho utilizzato un prodotto che si chiama Fuga Fresca di Mapei. Qui in descrizione vi lascio il link al primo prodotto che ho acquistato su Amazon, che era una sorta di boccettina, magari se ho una foto ve la metto qui da qualche parte, altrimenti la vado a recuperare. E poi in un secondo momento ho preso il barattolo, questo più grande da un chilo, che ho quasi fatto andare del tutto. Mi è rimasto circa tanto così, quindi l'ho quasi usato tutto. Inizialmente ho preso il boccettino, quello da 160 grammi, quindi quello è sufficiente per una piccola stanza, ad esempio se volete rinnovare soltanto le fughe del vostro bagno prendete la confezione, quella piccolina. Su Amazon trovate tantissimi colori, tra cui scegliere, perché anche in questo caso c'è una vastissima scelta di colori, poi parliamo di quello. Comunque il prodotto in questione è questo, Fuga Fresca di Mapei. La seconda domanda più gettonata: come si utilizza? Allora, se prendete il barattolino, quello piccolino, in dotazione c'è una spugnetta integrata, quindi con l'aiuto di quella spugnetta potete andare, diciamo, a dosare il prodotto, questa pittura, perché alla fine è una sorta di pittura sulla fuga. Però dopo un po' di utilizzi la spugnetta si rompe tutta, si sgretola, e quindi io ho preso un pennellino, ho aperto completamente la confezione e poi con il pennellino sono andata a passare fuga per fuga. In questo modo il lavoro viene sicuramente più preciso, però ci si mette più tempo. Quando ho utilizzato poi
il barattolo, ovviamente per forza di cose, ho dovuto utilizzare sempre e soltanto il pennellino. Questo è un prodotto pronto, non bisogna aggiungere acqua, non bisogna fare niente di niente. Una volta aperto basta semplicemente mescolarlo un attimino ed è pronto per essere utilizzato. Anche per quanto riguarda i pennelli, qui in descrizione vi lascio il modello che ho preso io. Li ho presi su Amazon, praticamente io ho preso questi qui. Sono dei pennellini in realtà indicati per chi dipinge, però mi serviva qualcosa di molto piccolo, perché comunque le fughe sono, almeno le mie, sono di 3 mm e quindi serviva qualcosa di davvero molto molto sottile. Io ne ho utilizzati diversi che poi ho dovuto anche buttare perché si sono, diciamo, consumati troppo, però ecco, se non ricordo male ce ne sono, vediamo se qui c'è scritto, o 6 pezzi o 10 pezzi, 10 pennellini, quindi insomma c'è un bel po' di scorta. Sono andata a scegliere quelli che secondo me erano più indicati e mi sono rimasti questi qui. Cosa faccio? Prendo un po' di pittura, vado a passarla sulla fuga, quindi ho fatto fuga per fuga. Ovviamente sono partita da una zona della casa e poi via via ho fatto tutto il resto. Ho lasciato agire il prodotto per 15 minuti. 15 minuti sono più che sufficienti. Poi magari capitava di fare un pezzettino più grande, quindi la prima passata, le prime fughe che ho fatto sono rimaste in posa, la pittura è rimasta in posa per più di 15 minuti ovviamente, però anche in mezz'oretta, se resta per mezz'oretta non preoccupatevi, se resta per più tempo farete poi più fatica a togliere la pittura che si è seccata intorno alla fuga, quindi sulla piastrella. Ma anche in questo caso è davvero molto semplice andare a rimuoverla, basta semplicemente prendere una spugnetta leggermente umida e andare a grattare la pittura che si è seccata sulla piastrella. Per questo motivo vi consiglio di non fare tutta una stanza, lasciare asciugare e poi andare a togliere la pittura in eccesso, perché altrimenti se si secca troppo farete appunto più fatica a rimuoverla, quindi fate un pezzettino alla volta. Un'altra domanda che mi è stata fatta: come si fanno i battiscopa? Si possono fare anche i battiscopa? Sì, fino a un certo punto, meglio, dipende come il battiscopa è stato messo. Noi, come vedete, abbiamo il battiscopa identico al pavimento, quindi la fuga tra un battiscopa e l'altro ovviamente era dello stesso colore del pavimento e quindi sono riuscite insomma a pitturare la fuga che univa un battiscopa dall'altro, però non sono riuscita, o meglio non si è potuto colorare il profilo, quello che unisce, diciamo, il pavimento, vi metterò sicuramente una piccola clip, il pavimento dal battiscopa, perché quella è una colla grigio antracite, è stato scelto quel colore ovviamente perché così era uguale al colore delle fughe, ma è una colla e questo prodotto sulla colla non prende, quindi stiamo cercando di capire come risolvere questa cosa. Mio papà mi diceva magari grattiamo via tutta la colla che c'è e utilizziamo una colla dello stesso colore delle fughe nuove, quindi vediamo se questa cosa è fattibile. Mentre se avete il battiscopa come le porte, allora in quel caso non avrete nessun problema. Un'altra domanda: che colore hai utilizzato e come fare per scegliere il colore giusto? Allora vi spiego come ho fatto io. Innanzitutto io ho scelto il colore 130 Jasmine, che è praticamente un sabbia, un color panna. Io volevo il colore molto simile, il più simile possibile alla piastrella, che è un avorio, quindi sono andata su internet, ho cercato la palette colori di questo prodotto, ce ne sono tantissimi, se non erro ci sono circa 22-24 tonalità. Ho fatto lo screen alla palette colori, ho zoomato i colori, quelli che secondo me erano più indicati per il mio pavimento, e ho messo il telefono un po' ovunque in tutte le stanze, anche sotto luci diverse, per vedere qual era il colore più simile. Non potendo provarli tutti ho fatto così e devo dire che ho azzeccato il colore. Ho preso inizialmente soltanto una boccettina piccola proprio per vedere di non sbagliare colore, in caso potete acquistare prima la boccettina piccolina, vedere se il colore va bene, in quel caso poi passare al contenitore grosso se volete fare tutta la casa. Se avete il dubbio che il colore sia sbagliato, magari potete prendere addirittura due tonalità molto simili e vedere poi quella che sta meglio. Io mi sono lanciata solo ed esclusivamente su questo colore e non ho sbagliato, però magari una tonalità di panna molto simile a questa sarebbe andata comunque bene, perché poi
secondo me, se si sta più o meno nel range di colore, è difficile sbagliare. Poi una ragazza mi ha chiesto consigli sulle fughe, che colore dovrei mettere con un rovere tipo sul nocciola. Quello che vi consiglio, e che in realtà il piastrellista avrebbe dovuto consigliare anche a me, se scegliete un pavimento effetto legno o un pavimento effetto cemento, di fare la fuga dello stesso colore o comunque scegliere un colore il più simile possibile a quello del pavimento. Non fatele troppo scure, non fatele troppo chiare, non fatele bianche, ma scegliete il colore il più simile possibile. Va applicato sulla fuga umida o sulla fuga perfettamente asciutta? Va messo sulla fuga asciutta, però la fuga deve essere pulita, quindi prima con un panno sono andata a pulire la fuga, ho fatto una zona, ho lasciato un attimo asciugare, comunque poi ho preso un panno asciutto ed ho asciugato la fuga e poi sono passata all'applicazione del colore. Un'altra domanda ricevuta davvero molto spesso: resiste alla scopa a vapore? Assolutamente sì, io il pavimento lo lavo tutti i giorni e non uso tutti i giorni la scopa a vapore, però ho anche quella e la pittura non viene via, perché comunque la pittura utilizzata è apposta specifica per le fughe, perché prende e viene assorbita soltanto dalla fuga, non dalla piastrella, comunque da un altro materiale. Per questo motivo, anche se passate la scopa a vapore, non c'è il rischio di rimuovere il colore che avete dato. Un'altra domanda super super gettonata: quanto dura? Devi ripassarlo? Può rischiare di scrostarsi o assorbe per bene? Allora, la pittura, come vi ho detto, assorbe benissimo, in 15 minuti appunto asciutta, tende leggermente a scurirsi nelle zone più calpestabili, quindi nelle zone che dove camminate più spesso. Ad esempio io qui all'ingresso ho notato che la fuga si è leggermente scurita rispetto magari a sotto il tavolo oppure alla cabina armadio dove ci stiamo molto meno, o in camera da letto, ma è una cosa comunque minima, molto leggera, non è sicuramente scura come lo era prima, quindi non mi dà particolari problemi. Però mi è già capitato di prendere magari un panno leggermente umido e andare a passare delicatamente senza grattare, perché altrimenti ho paura di rimuovere la pittura, quindi delicatamente, e vado quindi a togliere quel leggero sporco che si crea. Uno di voi mi scrive: non è meglio far cambiare colore al piastrellista qualificato? Allora, secondo me, per fare questo tipo di lavoro che ho fatto io, quindi andare semplicemente a pitturare la fuga, non conviene farlo fare a un piastrellista, perché comunque è un lavoro molto lungo, è un lavoro di precisione, è un lavoro che impiega davvero tanto tempo e il piastrellista si farebbe pagare davvero parecchio. Quindi secondo me non conviene farlo fare a loro, proprio perché bisogna semplicemente pitturare, non bisogna fare niente di particolare. Se invece si vuole cambiare il colore della fuga, ma cambiarlo completamente, quindi rifare la fuga, allora ovviamente certo, in quel caso bisogna chiamare una persona qualificata. Però considerate che costa tantissimo, davvero tantissimo. Io avevo guardato anche questa opzione, però bisognava praticamente togliere tutte le fughe, andare a rimuoverle una ad una, quindi immaginate quanto tempo ci voglia per poterlo fare, e poi stuccare nuovamente tutto, quindi la casa deve praticamente essere sgombera da ogni cosa, e il costo è talmente alto che a quel punto conviene davvero cambiare pavimento, perché è troppo caro fare questo tipo di lavoro, per questo che io non l'ho fatto. Una ragazza mi scrive: l'ho fatto ma occorre ripassare anche 3 volte. È vero, dipende dal tipo di fuga che state andando a coprire. Io, dovendo coprire una fuga che era grigio scuro scuro scuro, facendola chiara ho dovuto dare 2 passate, 2 mani in tutta la casa, e praticamente ci ho messo quasi un mese tra una cosa e l'altra. È stato lunghissimo, non vedevo l'ora di finire, però poi il risultato mi fa impazzire, quindi sono contenta di averlo fatto e di aver dedicato tutto questo tempo. Ovviamente mi viene anche chiesto quali sono i contro di questo prodotto. L'unico contro secondo me di questo prodotto è la possibilità di dover, o meglio l'eventualità di dover ripassare in alcuni punti. Vi faccio un esempio: qui dove ho la stufa pellet, io quotidianamente vado ad aprire il vetro e aspiro la cenere. Un giorno si era intasata, aprendo la stufa pellet è uscito un sacco di cenere che è caduta sul pavimento. Io non ci ho pensato, quindi la cenere è caduta completamente sul pavimento, ho passato l'aspirapolvere, però la fuga diciamo un po' ha preso la cenere
e si è scurita leggermente, si notava quindi davanti alla stufa che la fuga era leggermente più scura rispetto a tutto il resto della casa. Quindi ho dato la terza mano, ho pulito tutto e ho fatto, saranno tipo 4-5 piastrelle, non tanto, e ho dato un'altra passata. Quindi se avete ad esempio la stufa pellet come la mia, vi consiglio di mettere sotto qualcosa quando andate ad aspirarla, perché se la cenere cade sul pavimento e resta lì magari qualche 10-15 minuti, viene assorbita e quindi fate più fatica poi a rimuoverla, o meglio macchia la fuga, diciamo, ho macchiato un po' la fuga. Io ho grattato per andare a pulirla, però grattando un po' rischi di togliere la pittura, perché comunque pur sempre pittura, e quindi ho dato semplicemente un'altra mano. Questo è l'unico contro, per il resto è un prodotto davvero super valido. Può andare bene anche sulle fughe da piastrelle. Questo prodotto agisce solo ed esclusivamente sulle fughe, ma le fughe devono essere in cementizia, altrimenti il colore non prende e non viene assorbito. Ultima domanda: se le fughe fossero state già bianche, per conservarle nel tempo basterebbe il vaporetto? Allora, sicuramente una fuga chiara è molto più delicata rispetto ad una fuga scura, perché la fuga scura resiste allo sporco, anche se in realtà è sporca, e questo fa schifo, perché comunque non è che se una cosa è scura quindi non si vede, non bisogna pulirla, però sicuramente resiste di più allo sporco e lo sporco si nota meno. Una fuga chiara, vuoi o non vuoi, si sporca più velocemente. Ogni tanto è sicuramente bene passare le fughe se queste sono fughe già fatte della tonalità giusta, quindi non modificate con questo prodotto e avete le fughe chiare, comunque è bene ogni tanto andare a passarle con una spazzolina e con un prodotto specifico per le fughe. Io questo lavoro di andare a pulire fuga per fuga non lo faccio, perché ho paura di andare a rimuovere il prodotto in eccesso, quindi nell'eventualità passo bene con un panno e non utilizzo la spazzola, e poi se c'è necessità, per ora l'unico punto dove l'ho fatto, vi ripeto, è stato davanti alla stufa, do un'altra mano. Queste bene o male sono le domande che ricevo più spesso, quelle più gettonate. Vi consiglio questo lavoro? Assolutamente sì, io sono rimasta contentissima, tutte le persone che hanno visto il pavimento con la fuga chiara mi hanno detto: sembra che hai cambiato il pavimento, sembra un altro pavimento. E è bastato davvero poco a livello economico, perché con 35 euro, 40 euro ad esagerare, ho fatto praticamente tutto. Il di più è sicuramente la buona volontà e la pazienza, perché è un lavoro davvero di precisione. Però fatelo solo ed esclusivamente se siete convinte al 100%. Se avete anche solo un piccolo dubbio di potervi pentire o di non avere la costanza e la pazienza di fare tutta la casa, oppure non volete rischiare di dover ritoccare magari nel tempo, lasciate perdere, tenete il pavimento così com'è. Io lo rifarei altre 1000 volte. So che tanti di voi hanno seguito il mio consiglio e l'hanno fatto, infatti in direct mi hanno mandato le foto del loro prima e del loro dopo, e tutti i risultati sono stati pazzeschi, perché non serve un professionista, è davvero molto semplice da utilizzare questo prodotto. Quindi sicuramente se ci sono riuscita io, potete riuscirci anche voi. Se questa tipologia di video, insomma, vi piace, fatemelo sapere con un pollice in su. Qua sotto nei commenti fatemi sapere anche quale argomento volete che tratto la prossima volta, nel prossimo video. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Un bacione e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!